Karma e legge di attrazione. La legge di attrazione afferma che tutti noi invitiamo nelle nostre vite qualunque cosa su cui ci focalizziamo. La legge non è limitata da età, nazionalità o credenze religiose. È una legge universale che materializza i nostri pensieri e parole in realtà. La semplice verità è che la positività genera solo positività, allo stesso modo in cui la negatività genera negatività. Se rimani positivo e decidi di ottenere grandi risultati, le correnti della vita alla fine si trasformeranno in tuo favore. Quando hai chiaro in mente il tuo obiettivo o i tuoi obiettivi, se resti focalizzato, centrato in essi, e avvii un piano di azione relativo, realizzerai al meglio le tue capacità. Le persone sono generalmente inconsapevoli di quanto questa legge universale abbia un reale impatto sulla loro vita quotidiana. Non devi farti ingannare anche tu. Ricordati che le cose su cui ti concentrerai continueranno a costruire la tua realtà a lungo termine, che si tratti di negatività o positività, e che le cose su cui ti concentrerai maggiormente continueranno a influenzare la tua prospettiva di vita nella direzione in cui i tuoi pensieri sono settati. I nostri pensieri diventano la base per le nostre parole. Le parole diventano la base delle nostre azioni. Le azioni diventano la base delle nostre abitudini. Le abitudini diventano la base del nostro carattere. E il nostro carattere diventa la base del nostro destino. Tutti noi generiamo una vibrazione negativa o positiva a seconda delle nostre convinzioni, pensieri, emozioni o parole. Tutti noi attiriamo ciò a cui pensiamo. Tutti noi. La legge di attrazione è in azione ogni giorno, in ogni momento della nostra vita. Non sono solo i tuoi pensieri o le tue parole a invitare circostanze favorevoli o sfavorevoli nella tua vita. Se continui a pensare pensieri negativi, finirai necessariamente per diventare una persona negativa e invitare ulteriore negatività nella tua vita, perché inizi a perdere e ogni giorno perdi sempre di più, non solo il lato positivo delle cose, ma anche le cose belle della vita. E alla fine potresti arrivare a diventare una persona così pessimista da perdere perfino la tua volontà di vivere. Vivendo così, ogni giorno di vita diventa una lotta e sempre di più la tua vita perde significato e finisci con il vivere senza scopo, forza di volontà e motivazione. Invece, quando arrivi alla comprensione completa della legge, puoi usarla per migliorare la tua vita e raggiungere l'eccellenza in qualunque cosa tu faccia. Ciò che è difficile riconoscere è che tutte le tue decisioni prese nella tua vita, buone o cattive, sono state modellate da te. Se vuoi che la legge lavori a tuo favore, devi accettare la responsabilità delle tue azioni e smettere di incolpare gli altri per le tue circostanze sfavorevoli. In effetti, se incolpi gli altri per qualunque cosa vada storta nella tua vita, sei tu che stai dando il tuo potere a quelle stesse persone per controllare te, la tua vita e il tuo destino. Alla fine perdi il senso di responsabilità e il potere di prendere una posizione e migliorare la tua vita. Il karma è una parte della legge di attrazione. Il bene genera bene, il male genera male. Il simile attrae sempre il simile. La positività attrae sempre la positività e la negatività attrae sempre la negatività. Per questo Gesù ci insegnò che dobbiamo trattare gli altri come vorremmo che gli altri trattassero noi. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. E se amate quelli che vi amano, qual grazia ve ne viene, poiché anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene
a quelli che vi fanno del bene. Qual grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Luca 6:31-36. Se sei buono nei confronti degli altri, e anche se i destinatari dei tuoi favori non ricambiano, alla fine otterrai una ricompensa per le tue azioni. Ciò accadrà sicuramente, e in modi che non avresti mai potuto immaginare. Le parole che seguono sono di Buddha Sakyamuni e sono tra le più chiare e semplici che possiamo usare per spiegare ciò che ci insegna la lezione del karma. Quando un uccello è vivo, mangia le formiche. Quando l'uccello è morto, le formiche mangiano l'uccello. Non sottostimare o ferire nessuno nella vita. Puoi essere potente oggi, ma ricorda, il tempo è più potente di te. Un albero serve a creare 1 milione di fiammiferi, ma basta un solo fiammifero per bruciare milioni di alberi. Perciò sii buono e fa cose buone. Questo ci insegna a essere buoni con tutti e a pensare che tutti potrebbero essere un riflesso del nostro carattere. Tratta bene gli altri se vuoi invitare benedizioni nella tua vita. Ma se fai qualcosa di sbagliato verso gli altri in malafede o li ferisci in modo deliberato, verrà a te molto peggio di quanto tu possa immaginare. La ruota può girare in qualsiasi momento contro di te. Il passato potrebbe non essere nelle tue mani, ma tu puoi modellare i risultati che otterrai in futuro. Non solo il karma, ma le ricerche in psicologia lo dimostrano. Se cambi il tuo atteggiamento mentale, imparando a guardare il lato positivo delle cose e a focalizzarti unicamente su di esso, inizierai a sperimentare cambiamenti radicali nella tua vita. Inizierai davvero a restare centrato unicamente sul positivo e ti accorgerai che, giorno dopo giorno, i pensieri negativi avranno sempre minore influenza su di te, ti condizioneranno sempre meno, fino ad arrivare al punto in cui riuscirai a tenerli fuori completamente o per la maggior parte del tempo dalla tua vita. Le ricerche hanno dimostrato che le persone positive hanno migliori performance nel lavoro, più alti tassi di successo, più amici, migliori relazioni e soprattutto un significativo, misurabile miglioramento del benessere fisico e mentale. Dal momento in cui scelgono di circondarsi di persone positive, poiché il simile attrae il simile, sviluppano sempre di più sempre nuovi e sempre migliori motivi per evitare che la negatività si insinui nelle loro vite. Le persone positive riconoscono che non tutto è sotto il loro controllo, ma non si fanno condizionare. La vita per loro ha significato in sé, trovano il senso della vita nella loro vita e spontaneamente diventano più altruiste e aiutano anche gli altri a essere più felici. È un fatto che se gli altri sono più felici, grazie a te, inviti più benedizioni nella tua vita. Impari a sincronizzare i tuoi pensieri, emozioni e azioni e ad allinearli con i tuoi obiettivi. La positività aiuta anche a sviluppare la capacità di recupero e noi impariamo ad affrontare meglio le sfide e a trasformare le difficoltà attuali in opportunità future. Quando addestri la tua mente a pensare in positivo, sviluppi la forza di volontà a essere reattivo alle sfide, a sviluppare coraggio, determinazione e perseveranza. Per capire la legge di attrazione, pensala come la gravità. Quando tu lanci in aria una cosa, tornerà giù, e se non la afferri, potrebbe rompersi. La legge si applica a tutto, sia che si tratti di pensieri, sentimenti,
emozioni, oggetti o del mondo intero in generale. Tu puoi influenzare ciò che ti circonda affinché le cose funzionino per te. Questo meccanismo della legge è anche noto in inglese come il locus external or internal of control, in italiano luogo esterno o interno di controllo. Se credi di essere vittima delle tue circostanze, la situazione viene descritta come luogo esterno di controllo, locus external of control. Ciò che devi realizzare è che hai anche un luogo interno di controllo, locus internal of control. E se cambi la tua prospettiva, inizierai a migliorare il modo in cui ti relazioni con il mondo. Tutto ciò che ti serve è allenamento. Allena la tua mente a essere ottimista e la tua vita inizierà a migliorare gradualmente. Inizierai a invitare circostanze positive, persone positive e migliori opportunità nella tua vita. È così che vivi una vita piena di senso o sempre al suo meglio.